Dovrei riprovare un Huawei dopo tutto questo tempo. Non riesco a trovare pace, perché Android di base ha sempre tutti quei problemi. Ha fotocamera, nelle app, lo zoom, il cambio sensore. Huawei si era cambiata tutto, il sistema, Harmony OS. Magari loro sono riusciti ad aggiustare quel che Google non sa fare. E magari sono andati oltre tutti e nessuno lo sa. Ma me sai che sì, o canarin? Mi fa schifo comunque senza Google. Non voglio. Ma ho un Huawei alle Hawaii! Ma sono nudo! Ma da dove l'ho tirato fuori? Che sogno brutto! E va bene signori, l'ho comprato 900 euro. Infatti non vedete in che condizioni sto? In braghe de tela sto, ara qua che roba, con i calzini de SpongeBob. E che questo è la Huawei pura 70 base. Ma c'è pure il prostata e l'ultra protonico. Cioè arriviamo alle cifre dei soliti smartphone. Ma se fora come dei balconi, ma questi pensano ancora di potersi permettere queste cifre? Un attimo, un momento. Da quando Trump li aveva bannati, ovviamente senza i servizi Google, per me sapete che sono morti e defunti, cioè sotterrati proprio nell'entroterra. Non li volevo più vedere, ma dopo tutto sto tempo mi è rivenuto il pallino, perché comunque c'è da dire che nel mondo Android di Marsità ne troviamo ovunque. E visto che loro sono stati costretti a reinventarsi, cioè a prodursi da soli delle cose, a modificarsi da soli nel profondo il sistema operativo, che comunque di base è il nuovo Harmony OS, sempre Android è, però ci hanno messo molto mano, si sono sviluppati le loro app, le loro cose, i loro servizi, quindi magari loro paradossalmente riescono a mettere delle pezze alle cagate che magari fa Google. Le camere, l'integrazione, insomma tante cose. Lasciatemi piacque e partiamo. Bonge patonge. Allora, Madonna, direttamente nel 2015. Prima schermata di configurazione iniziale. Devo dire che già la schermata per la selezione della lingua è originalissima. Guardate qua, con queste grosse palle che scendono hanno la mia approvazione. Inoltre mi ha fatto creare un Huawei un Huawei ID. Ho detto nel dubbio lo creo, che magari ci dà dei vantaggi. Io non ho capito assolutamente cosa che serve, però. Poi subito nella schermata di configurazione ti parla di trova il mio dispositivo, vi fa attivare la geolocalizzazione al telefunken, quindi bravi che vi parlano di queste cose di sicurezza. E poi vi dicono anche attiva migliori servizi, che c'è una lista di servizi anche legati a cose dell'IA che si sono fatti loro, sempre non potendo usare quelle di Google. Tipo hanno fatto AI Lens, la versione loro di Google Lens, ma tante altre cose che tra poco vi mostro. Ma ecco che arriviamo alla prima cagata protonica. Compare la schermata in cui vi vuole rifilare subito migliaia di applicazioni a caso. Ed è solo l'inizio di questo incubo. E basta! Vai Mona, vai, vai Mona! Orco! Anche se le deselezioni da qui, poi vai nella home e ti ritrovi il letame pronto ad essere servito su piatto d'argento, con tutte cartelle che generano di continuo consigli su nuove applicazioni da installare. Ah, installa questa, installa questa, installa questa. Wake up! Vu compra app! 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 Sei lasciato con moglie? Scarica Tinder! Non ti interessa? Fidati di me che ti interessa! Sono uscito con tua moglie ieri sera a cena! Bella serata! Scarica Tinder! Cioè sono cagate che si ritrovi sui telefoni da 100 euro perché devono rientrare nel budget che te l'hanno fatto pagare poco e ci guadagnano così i produttori. Ma no, ste cinesate protoniche su un telefono da 900 euro! Sicuramente c'è anche nell'ultra da 1200! Feme risgonfiare a giugulare un attimo. Vogliamo parlare di animazioni? Lo so che siete interessati. Beh signori, devo dire le animazioni sono magnificistiche. Guardate, ovviamente apro, chiudo, tiro giù, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Ok, sono fatte come su iOS interruttibili, però in realtà comunque ogni tanto lagghecchiano se fate troppo velocemente, ma probabilmente quasi è colpa del procione Marso, ma ne parleremo dopo. Inoltre ho notato anche che hanno tarato il touchscreen proprio come iOS, come sull'iPhone. Se voi fate lo scrolling per esempio nelle app, che ne so, Instagram, scorrete e scorre poco, tra, diciamo, come l'iPhone. Su Android tendenzialmente se fate veloci voi scorrete di 8 km. Comunque a proposito di animazioni, io invece sono in mega hype per la One UI 7, perché dicono che dovrebbe rivoluzionare tutto. Dovrebbero esserci veramente anche le animazioni personalizzabili, forse sui propri gusti. Vediamo se Samsung quest'anno ha ridisegnato veramente tutto. Io non vedo l'ora di provarla. Commentate. Andiamo avanti. Altre funzioni di Harmony OS, per esempio la modalità pippa. Ho sentito bene?
Poi abbiamo Super Hub. Mi è piaciuta questa funzione per trascinare le immagini che ho, trovate degli appunti, delle immagini, delle cose, le potete trascinare sul bordo del display, sull'angolo, e rimangono salvate lì. Se tenete premuto, diciamo, sulla gesture back, si aprono la multifinestra delle app. E poi cagate varie di scorrimenti e screen con gesture, vabbè, tipo layer scroll senza toccare, senza mani. Mi ricordo i bambini in bici: guarda mamma, senza mani, e dritto col palo della luce in fronte. Ma veniamo a noi: l'integrazione delle app terze con le camere. Cosa succede? No, prima andiamo a vedere quanto è fluido lo zoom delle camere, col cambio camere, nella fotocamera di sistema. E devo dire, non so come commentarlo, perché mi aspettavo e speravo tanto che fosse esattamente come l'iPhone, invece non è. Cioè, l'iPhone è una cosa assurda su questo aspetto. Cioè, voi fate uno zoom, l'iPhone è responsivissimo, cioè non so se passa in video la sensazione, è difficile, ma vi giuro che voi quando zoomate sull'iPhone la responsività è estrema. Cioè, appena muovete il dito sul display si sta zoomando. Su Android, tutti gli Android, percepite sempre quel ritardo, cioè sempre quel qualche millisecondo che agisce in ritardo rispetto al vostro dito, e quindi sentite l'affanno, la fatica. Con questo Huawei siamo proprio lì con l'iPhone, perché quando zoomi lui è super responsivo e non sento quel ritardo tipico che sento per esempio sui Pixel o sui Samsung, che per quanto infimo, fidatevi che se aveste un iPhone a fianco capireste subito la differenza. Direi bene, peccato che le camere di questo pure A70 base facciano abbastanza cagare. Non vi sto ad approfondire l'aspetto foto e video, non mi interessa in questo momento, anche perché avrei dovuto prendere l'ultra. Mi aspettavo molta più qualità, ma lo switch tra la grandangolare, la principale e lo zoom si vede tantissimo, cambia colori, nitidezza, cambia tutto, fa veramente cagare. Però se non fosse per la differenza proprio qualitativa tra le camere, quindi forse nell'ultra questa cosa viene meno, il cambio lo zoom in realtà è tarato molto bene, perché switcha bene tra le camere e switcha anche in modo molto responsivo. Peccato che in 4K 60fps o anche a 1080p 60fps non si possa fare video con la grandangolare, non so nell'ultra, ma in questo cagata stratosferica, e quindi non riusciamo neanche a vedere lo zoom più fluido possibile tra tutte le camere, quindi tra grandangolo, principale e zoom, perché purtroppo possiamo vederlo solo tra principale e zoom. Ma lasciamo stare. Però torniamo quindi alle integrazioni delle camere. Ecco, lo zoom su Instagram è strano, perché il primo zoom che è andato a fare appena aperto l'app fa schifo, lagga, fa lo scatto, ma comunque lagga poco, ma di certo non è come l'iPhone. Poi quelli successivi, quindi dopo che ha capito che avete aperto, ha detto ok. Tutti gli altri in realtà sono molto fluidi, che poi siamo abituati a dire che l'iPhone è impeccabile, ma in realtà anche quando tornate indietro alla principale dopo aver zoomato sulle storie Instagram dall'iPhone, anche lì lag, vedete, tac, torno indietro, tac, micro lag. Quindi vedete, tolto il primo lag protonico e la qualità oscena delle camere della Huawei, comunque a livello di zoom e cambio camere vedete che non è malvagio. Parte comunque lo zoom più incontrollato su Android, perché zooma di più, però cioè si comporta più che bene. Bene. Quindi c'è un'integrazione della principale e del zoom, ma non la grandangolare, quindi assurdo che io non possa fare il pinch out per attivare la grandangolare, schifo. Sono molto deluso, perché mi aspettavo veramente che Huawei avesse fatto qualcosa un po' di decente. Però c'è da dire che secondo me hanno ottimizzato meglio i servizi di base di Android relativi alle camere, perché effettivamente si nota più responsività. Però questo vale per Instagram, in realtà tipo su Telegram ritorna invece a sentirsi quel touch and feel di ritardo di Android, tipico che se fai lo zoom arriva in ritardo. Quindi comunque dipende dalle app, comunque dipende da Android, comunque fa tutto cagare lo stesso. Cioè, comunque lo schifo tra le camere si vede in particolare con poca luce. Con poca luce è una roba ma veramente da sguarauso illimitato. Avete presente sul show All You Can Eat? Ecco, lo sguarauso, All You Can Do proprio. Cioè, andate sul cesso, andate liberi. Cioè, ma guardate, si disassembla il muso di Wall-E, si bilocca in due zone contemporaneamente. È incredibile, è un trucco di magia. Guardate che muso marso. Ma torniamo a parlare di applicazioni. Ma no, perché secondo me ovviamente non ve ne frega una mazza di sti Huawei, cioè non li comprereste mai, immagino. Però, cioè, è curioso, state con
me, perché è curioso vedere con quale coraggio li propongono a queste cifre ancora ad oggi, hanno il coraggio di vendere ancora da noi. No, io sono allucinato perché, cioè, ovviamente non c'è il Play Store, c'è App Gallery. Allora, App Gallery uno dice sarà migliorato nel corso del tempo. Già solo per scaricare WhatsApp, io scrivo WhatsApp e non la trova. E ti dice, no, installa quest'app da Aurora Store e vi fa scaricare da App Gallery uno store alternativo ancora, che è Aurora Store, dentro al quale dovrete ricercare WhatsApp e scaricarvi l'APK di WhatsApp che è presente lì. Ma siete pazzi? Cioè, per non dire che App Gallery sembra uno store cinesissimo, pare di aprire Temu a livello di casino e confusione. E poi è ridicolo perché quando scaricate un'applicazione da qua vi dice, allora, alcune si scaricano da sole e evidentemente sono riusciti ad integrare gli APK dentro proprio App Gallery e quindi vi fa scaricare l'app come uno store normale, ma moltissime altre no. Vi dice, attenzione, stai per andare in un sito terzo, attenzione a dove scarichi gli APK che potrebbero essere dannosi. Ma se ne lavano proprio le mani e vi rimandano loro dei link di siti noti di APK, tipo APK Fab, APK, cioè tutti i siti da dove scaricare APK a caso. Tra l'altro siti pieni di pubblicità, non si capisce niente, devi schivarle per riuscire a raggiungere il download di un'applicazione. Ma state scherzando? Per non parlare delle app preinstallate, guardate, intanto è proprio una cinesata assurda, lo so che lo è effettivamente una cinesata protonica, ma sembrano proprio scammate cinesi, cioè tipo Huawei Video è un'app piena di pubblicità, cioè addirittura alle volte che le aprite vi mostra la pubblicità prima di aprirla, ma sono app di sistema, per guardarmi i video io devo aprire c'è la pubblicità, e dentro quest'app nella home ci sono le serie TV giapponesi, ci sono le cinesine. Vabbè, ci sono le galline nude. Ma poi lagga da morire, cioè fate sto scrolling, lagga tutto tantissimo. Poi c'è l'app musica, ecco, apriamo. Guardate la... scusate, guardate, tutto copiato spudoratamente dall'iPhone, stessa grafica. Non hanno un'identità, ma ancor meno una dignità. Poi c'è Petal Search, che hanno fatto Petal Search per risolvere il problema di App Gallery, che spesso non vi trova alcune applicazioni. Magari hanno fatto un'altra applicazione ancora che risolve con un'altra pezza. Scrivete per esempio su Petal Search WhatsApp e a quel punto lui vi trova l'applicazione di WhatsApp e ve la trova lui, non App Gallery. Allora voi fate installa, cosa succede? Vi apre App Gallery. Cosa sta facendo? Non disponibile in quest'area geografica. No, non si capisce niente, ragazzi. Fa schifo. Fa schifo. Cioè, loro stessi sul sito dicono questa cosa. È chiaro che l'utente vuole che tutto passi direttamente per Huawei e non attraverso un labirinto di diverse soluzioni. Ma lo sanno anche loro. È sul sito Huawei questo che c'è scritto. Ci vuole una sola fonte affidabile per il download delle applicazioni. Ecco dunque l'idea di introdurre Petal Search, un nuovo strumento di ricerca che consente agli utenti di trovare tutto ciò di cui hanno bisogno passando in un'unica app. Ma perché? Perché non ottimizzare l'App Gallery? Cioè, i guy scoresi in testa questi, veramente. Apple aspetta, ovviamente al posto di Google Maps, Petal Maps. Sto a Milano, sto a Sesto San Giovanni, cerco centrale. Cosa, che centrale sarà mai? Milano centrale, no? Il primo risultato, Togo a 4186 chilometri. Bello, bravi. No, ma... Poi, cosa abbiamo al posto di FaceTime e Google Meet? Abbiamo MeTime. Mi ricorda Night Time. No, io non so come fanno. Sembra un clone tarocco dell'iPhone. Poi guarda, cioè, dentro ogni cartella si aprono i consigli per scaricare le app. Sotto altre ancora, cioè, non solo ci sono le cartelle che servono solo a consigliarti altre app, ma in più sotto, neanche nelle tue di cartelle che hai fatto tutti, si aprono altri consigli ancora. Ma parliamo delle funzioni AI che hanno detto loro, hanno messo praticamente AI Voice. Sentite la voce di AI Voice. Tenete premuto, ovviamente. Ciao, sono Silvia, la tua assistente intelligente. Posso aiutarti a controllare il meteo, impostare una strada o rispondere alle tue domande? Parte che sembra la voce della mia vecchia proprietaria di casa, stronza, che se non avete visto il video della casa aggiornamento andatevelo a recuperare, che vi parlo di alcune truffe, e andate a mettere tanti mi piacque, che se è vi sblocco pure delle live, vi voglio fare delle live dove parliamo assieme di casini e casini, ma quello è un altro discorso. Dato che ho interrotto, ormai le balle ve le ho già rotte, vi dico anche, entrate nei canali telegrammici della Marisa se dovete fare acquisti, di certo non per comprare sti Hawaii, ma ci sono tanti telefunken che vanno in scontarello spesso, a volte errori di prezzo anche sul canale dei petardoni, non perdetelo, entrate.
Quindi iVoice, una roba, guarda, parlano meglio ormai i robot aspirapolvere di questa cosa qua. Buonasera, come stai? Puoi controllare i risultati della ricerca che ho trovato online. Funziona benissimo. Poi abbiamo iLens, che è integrato nella fotocamera e vi fa da scanner di codice a barre o traduttore come Google Lens, che vi dovrebbe tradurre, che traduce in tempo reale le cose. Va bello, bello, eh. iTouch è una sorta di tarocco, non funziona, non so neanche come. Praticamente tu hai una cosa a schermo, con due dita tieni premuto su quella cosa, si attiva sto iTouch, ma in realtà pare che cerchi solo codice QR, nonostante nella schermata di configurazione dicesse cerca quello che vedi a schermo. Fa un caso, non fa un caso. Hanno fatto tutto malissimo. Boh, è proprio pieno di pezze al culo, veramente. Cioè, sono stati costretti a rifarsi tutto, mi dispiace per loro, ma non è che ne possiamo avere colpe, quindi non è che ci potete truffare e farci pagare noi clienti finali 1000 euro per avere sta cagata protonica di telefono. Veramente mi prendo l'ordissimo che c'ha il suo sistema, il suo ordissinauta, browser integrato, sicuramente un ecosistema migliore di questo. Ah, poi ho scoperto che a livello prestazionale il Kirin 9000, che cacchio c'ha dentro sto schifo, io pensavo anche i procioni ovviamente si sono fatti loro, dice vabbè, fa più schifo del Tensor G1, la prima generazione di Google Tensor, che già sappiamo quanto siano abbastanza marsi. In realtà non gira male in assoluto, a parte alcune app che laggano da morire, ma perché sono ottimizzate da culo. Però per dire, le animazioni anche la fotocamera abbiamo detto che sono fluide, quindi quelle cose sono pesantine da mantenere fluide. Però comunque non ci siamo neanche sotto sto punto di vista. Ma si sa, non c'è niente, una cosa dico, almeno una di... non, forse no. Guardate qua un confronto di speed test di esportazione con CapCut, con la Galaxy S24 Ultra Protonica, ovviamente stesso video, cioè l'ha surclassato proprio, non c'è proprio paragone. Vabbè, insomma, che dire, signori, non vales, ma proprio una cagata molto peggio di quello che mi ricordassi. Si possono usare come lassativi, quello volendo sì, ma non vedo altri utilizzi possibili. Non ho scritto la fine, quindi ora sparirò dietro una buccia di banana. Si è visto?